Fanno TV, siamo alla Memoteca Montanari perché vogliamo raccontarvi anche per quest'anno l'attività di Centrale Fotografia. Centrale Fotografia da 10 anni a questa parte focalizza su Fano i migliori fotografi, i migliori autori della fotografia di ricerca e sperimentale. 10 anni di immagini e 10 anni di grandi protagonisti a livello internazionale. Però all'undicesima edizione, quest'anno è l'undicesima edizione, Centrale Fotografia cambia pelle, volta pagina, diventa un vero festival. Centrale Festival, appuntamento imperdibile per gli amanti della fotografia da qui in avanti, con una formula inedita: non più grandi protagonisti, non più esponenti tout court dell'avanguardia fotografica, ma giovani promesse. Questa è la scommessa che quest'anno vuole fare Centrale Fotografia, e si parte naturalmente anche dal locale con una mostra e con il racconto anche di un protagonista, di uno scrittore, di colui che ha descritto i luoghi della Fano forse più radicale, quella del porto, quella del mare, quella della Salsedine. Oggi qui alla Memoteca Montanari, presentazione di questa mostra e anche di Tombari, ma poi naturalmente nella cornice della Rocca Malatestiana vivremo la magia e l'atmosfera della Centrale Festival 2019. Allora, Centrale Fotografia vuole anche mostrare quella che è la sua didattica, ovvero sia il frutto delle proprie iniziative. Qui ne abbiamo un chiaro esempio. Sì, questo progetto dedicato al mare Adriatico, naturale, umano e cosmico, visto attraverso la figura dello scrittore fanese Fabio Tombari, vuole essere questo, sì, vuole essere un approccio aperto verso i fotografi, verso chi si vuole avvicinare a questo mezzo. Però ecco, la nostra visione è che la fotografia deve essere affrontata non solo dal punto di vista tecnico, ma bisogna assolutamente in qualche modo affrontarla con la contaminazione di altri linguaggi. In questo caso abbiamo deciso di collaborare con il geografo letterario Massimo Bini e quindi di cercare di prendere in considerazione gli elementi narrativi di Fabio Tombari. Fabio Tombari aveva un approccio verso il mare molto particolare, cioè un mare visto attraverso la campagna. E questo punto di vista in qualche maniera ha influenzato le visioni dei fotografi. Poi tra l'altro noi crediamo che non serva neanche tantissima esperienza nel fare delle fotografie che in qualche modo siano sensibili e non belle. Quindi quello che ci interessa è trasferire nelle fotografie la sensibilità. Fare foto belle, foto brutte è un discorso abbastanza limitante. Quindi il fatto di leggere magari un libro, in questo caso grazie alla Biblioteca Federiciana abbiamo fatto leggere ai nostri corsisti tutta Frusaglia. Ecco, attraverso questo libro hanno avuto elementi visionari. Quindi non solo una fotografia che rappresenta la realtà in maniera spiccia, ma è una realtà rappresentata in maniera personale. Ecco, quindi in linea un po' con i lavori di ricerca e di presentazione anche delle passate edizioni, anche i vostri associati esprimono una fotografia emozionale, non didascalica, insomma, che sia anche emotiva, un po' di pancia, diciamo. Sì, noi pensiamo che ecco, chi ben inizia, insomma, ha già fatto un bel percorso, cioè nel senso che puntare la fotografia sulla tecnica, sulle apparecchiature, sugli obiettivi più luminosi, eccetera, ci sembra una sfida abbastanza
inutile per chi vuole fotografare non in maniera professionale ma in maniera amatoriale. Cioè chi fotografa in maniera amatoriale, secondo me, ha la possibilità di mettere in queste immagini la sensibilità, il proprio bagaglio culturale. Io credo che sia la cosa più bella da fare con la fotografia. Ecco, avete dato spazio anche, cosa abbastanza insolita dobbiamo dire, anche a foto fatte da bambini che hanno partecipato a questa sezione. È un bel modo di mostrare la loro ottica, la loro visione. Ma questi corsi, che sono stati da sempre incentrati nella scoperta del territorio, praticamente ti inducono a fare delle scoperte. Una delle scoperte più belle è aver per esempio incontrato Mauro Facchini, detto Pippetta, questo marinaio che oggi restaura le reti. Ecco, poi un'altra bella scoperta è stata quella che alcuni corsisti hanno portato i loro bambini, sono tre. Questi bambini hanno iniziato a fotografare in maniera spontanea prendendo la macchina dei loro genitori. I loro genitori ce le hanno consegnate così in maniera anche ingenua, giusto, ecco, un gesto molto semplice. Noi le abbiamo viste e ci hanno molto colpito. Lo sapevamo perché abbiamo già fatto esperienze con i bambini didattiche e i bambini hanno davvero una spontaneità, un punto di vista che ti sorprende. E allora l'abbiamo notato anche in questo caso. E perché non farne tesoro? E le abbiamo messe in mostra con gli altri corsisti e devo dire che fanno una bella figura. E non abbiamo scritto l'età, quindi nessuno è condizionato e vengono considerati dei grandi fotografi. Raccontare il mare Adriatico attraverso la lente, attraverso la, diciamo, la visione dello scrittore fanese più rappresentativo che è Fabio Tombari. Fabio Tombari, che è nato a Fano nel 1899 e che è scomparso a Rio Salso, quindi ai confini tra Marche ed Emilia-Romagna, l'8 giugno del 1989. Quali sono le sue ottiche predilette per raccontare questo territorio? Attraverso quale lente lui osserva e descrive? Fabio è un grande amico del mare, ma non è uno scrittore marino, non è localizzabile. Gli ismi non lo riguardano e la sua grande amica è la natura. Si occupa del mare ma a modo suo e proprio con la mostra che ci accingiamo a presentare andiamo a vedere i punti di focalizzazione che i fanesi reputano solo timidi specchi ma che in realtà sono una sorta di endoscopio sull'altro mare, sull'oltre, di cui Tombari era ghiotto. Ridicolmente si reputa Tombari come un scrittore pittore superficiale, di superfici, in realtà Tombari si occupa di suberfici. Si cerca altro, l'oltre, che i fanesi sentono la mattina quando sono soli davanti a questo specchio argentato. Ecco, la sensazione che da profani si ha quando ci mettiamo di fronte al mare è questa sensazione di apertura, quasi di infinito. Si ritrova un po' questo senso nelle righe, negli scritti di Tombari? Si ritrova in pagine imperdibili, non solo come tutti pensano in Frusaglia, ma soprattutto su un'operina che lui scrisse a 61 anni, che in realtà è enciclopedica ed è Pensione Niagara, un mare decadente. Tombari non è uno scrittore marino, Tombari è uno scrittore di foci, di acque salmastre, di fiumi, fiumi che noi abbiamo completamente dimenticato. È uno scrittore di foci, è uno scrittore anfibio, si occupa dei luoghi in cui la terra si inabissa e tocca l'acqua e si fa impasto e da lì nasce Frusaglia e probabilmente tutta la genia dei fanesi. Ecco, si può descrivere come un raccontatore universale, cioè non è soltanto collocabile su Fano, attraverso Fano lui racconta l'universo. È la più grande offesa che sia stata mossa a Tombari da sempre. I grandi scrittori sono sempre universali, sono sempre universali. E universale significa che il micro è un'intersezione che cerca il macro. Tombari è riuscito a fare questo, non è il mare che lo interessa. È un mare cosmico, che è il mare, come diceva Claudio Marabini, di tutti noi, che arriva fino ai sargassi come le anguille che noi non vediamo, che ogni mattina ci passano davanti alla discesa lisa della Liscia.
Quindi se noi fossimo a Genova, a Napoli oppure a Venezia, in altre città di mare, le sensazioni e il trasportato sarebbe il medesimo? Senza alcun dubbio. Tombari è uno scrittore marino universale, ma toglierei il marino, tutta la salsedine, è un grande scrittore universale, di cui ovviamente Mondadori si era già accorto negli anni 20, insomma. Frusaglia non è un'operina di superfici. Ripeto, è veramente uno scrittore bentonico di fondo. Sono pesci le parole di Tombari che salgono quando noi non ce l'aspettiamo più e che noi richiamiamo appunto con questa mostra di oggi. Le nubi che a moltitudini si volgevano e rotolavano, si contorcevano come fantasmi, ed era grande lo spasimo che ne portavano i venti. Quindi balenò un lampo, fu il cenno. Allora, come al mattino, tutti i gatti che dovevano essere arrampicati sui cordami cominciarono a miagolare per la tragedia. Tutte le barche di Frusaglia sotto la furia elementare non erano più che strumenti. Le casse armoniche degli scafi vibravano di suoni. Davanti alla ribalta del porto, appena illuminato dalle tre lanterne, la sinfonia dei gatti aveva preso vento. Quei miagolii, quei fischi, quegli ululati, una volta rapiti alle corde, erano trascinati lontano, passavano sopra le casacce del porto, indugiavano negli angoli, si dileguavano per la campagna. La sinfonia era al colmo e quel popolaccio ubriaco del mare, dalli a far ancor baccano sotto la scogliera. Tutto ciò sapeva di sberleffi, ma era tragico. Non v'è niente di più straziante di un violino stonato. Poi scoppiò il tuono. Alla Memoteca Montanari si presenta un evento nell'evento, una mostra fotografica di 40 fotografi, frutto di un lavoro didattico di Centrale Fotografia, che racconta proprio il mare Adriatico, il mare antistante, il mondo della marineria, il porto, insomma i luoghi dove Fano incontra uno dei suoi elementi principali. Ma contestualmente a questa esposizione fotografica c'è anche il racconto attraverso gli scritti del mare di un autore fanese, Fabio Tombari, un autore nato nell'Ottocento, e Mare Adriatico, umano, naturale e cosmico, una installazione con i suoi scritti, alcuni in edizione originale, e questa sera viene presentato anche il suo lavoro e anche quello di questi autori. Centrale Fotografia. Nel tempo ci siamo affinati, per cui la tecnica diventa un supporto a quelle che sono le emozioni e le idee che il fotografo mette nei suoi scatti, e l'abbiamo messa dopo però lo scatto, per cui già dalla seconda serata noi guardiamo alcune foto dei corsisti che sono state fatte alla prima uscita. Come sono strutturati i corsi? Sono aperti a tutti, a coloro che naturalmente si approcciano allo strumento e alla tecnica, immagino. Come li avete pensati in questi anni? Esatto, noi abbiamo un approccio abbastanza diverso da quello che sono normalmente i corsi di fotografia. Il nostro approccio è sia tecnico, ma soprattutto anche più orientato al significato della fotografia, di quello che si va a fotografare. Per cui la parte tecnica è importante, ma non è la preponderante. A qualcuno piace di meno questa cosa, però per noi è importante, perché chi si approccia alla fotografia, anche chi non ha mai fotografato prima, per noi non c'è problema, possono venire anche quelli con un cellulare a fotografare. Addirittura c'è gente che non ha la macchina fotografica, che gliela prestiamo noi, e poi ci si può esprimere con più libertà. Poi man mano che il corso va avanti vengono dati anche degli input tecnici per migliorare la propria qualità fotografica, e quindi si parte con una maniera più, diciamo, più emozionale, ma anche più spontanea e più vera. E visto anche le foto di questa mostra, secondo me il risultato è buono. Ecco, chi si approccia alla fotografia per la prima volta è molto preoccupato
dalla tecnica, dallo scatto, dall'azzeccare il tempo giusto, il diaframma, insomma, è poco concentrato sul soggetto. Qual è il segreto invece? Ma il segreto è proprio quello di avere un approccio graduale. Nel nostro caso noi preferiamo partire dal soggetto, dall'idea, dall'emozione. Poi la tecnica si fa proprio sul campo. Noi la sera dopo il primo incontro riguardiamo le foto della prima uscita e da quelle partiamo per raccontare, per dire come sono la tecnica da utilizzare, quali sono appunto i tempi, i diaframmi migliori e perché si usa una cosa piuttosto che un'altra. E anche i corsisti ci dicono che la cosa funziona, diciamo. E Centrale Festival è un festival che anche in passato ha sempre puntato la lente di ingrandimento verso il mondo della ricerca, dell'avanguardia e dello sperimentale. Però i vostri corsi e i vostri corsisti sembrano fotografi di tutti i giorni. Sì, è vero, anche perché per arrivare ai livelli artistici di chi partecipa a Centrale Festival chiaramente ci vuole parecchia strada. Noi diamo l'input, poi uno, la fotografia per fortuna ha diversi modi, diversi linguaggi, diversi modi di esprimersi, quindi c'è sia la fotografia, diciamo, più semplice, più didascalica, più raccontatrice, c'è quella invece d'arte che è quella di Centrale Festival. Però l'anno scorso, per esempio, 5 o 6 nostri tutor che fanno parte di Centrale Fotografia hanno presentato dei libri fotografici artistici fatti da loro, quindi c'è un cammino, c'è un'idea di evoluzione anche da parte di chi partecipa ai nostri corsi e alle nostre manifestazioni. Osservando un po' i lavori, insomma, quello che sia la produzione endogena ma anche quella esogena della Centrale Fotografia, come la possiamo sintetizzare? Ma credo che sia un'iniziativa di grande valore, proprio perché l'iniziativa porta a scoprire dei luoghi che diversamente sarebbero dimenticati. Ed è una didattica che funziona, perché ogni volta vedo dei corsisti sempre più interessati e sempre più motivati, e questa è una cosa molto importante. Generalmente nei corsi di fotografia c'è sempre una stagnazione, in questo caso invece c'è un rifiorire di idee, un rifiorire di sentimenti e soprattutto diventano poi dei punti di riferimento per ritrovare se stessi. Le immagini raccontano i luoghi o raccontano quello che le scatta, le fotografie? Che cosa... Ma innanzitutto è un linguaggio dei segni. I segni portano dietro tutta una cultura che è una cultura che viene da lontano. Ora, il linguaggio dei segni generalmente noi altri non siamo abituati a vederli, perché è un qualche cosa che sfugge, visto che come il mondo sta funzionando diventa tutto macroscopico, ma invece questi segni sono qualcosa di particolare che rientra nell'intimità dell'uomo. Il primo segno è il primo linguaggio che l'uomo ha quando nasce e di conseguenza poi nella vita diventa sempre un punto di grande riferimento. Allora, 40 anni in mare, una vita praticamente. Una vita sì, ma fatta con piacere, con gusto di fare il pescatore, insomma. Ecco, hai iniziato giovanissimo, 10 anni e la passione del mare ti ha preso. No, a 10 anni andavo in mare i 3 mesi che avevo di festa, diciamo, il periodo estivo dopo della scuola, io lo dedicavo al mare anche perché avevo anche questo cosa di aiutare anche la famiglia, ma lo facevo anche perché avevo il mare dentro, insomma, mi alzavo la mattina alle 3, alle 2, alle 3 per aspettare le barche che tornavano a vendere il pesce, pulivo il motore, poi correre alle 7, 7 e mezzo a casa a lavarsi per poi alle 8, 8 andare a scuola, insomma. Passione pura, ma il mare ti ha preso tanto così, la vita? Sì, la vita, come dicevo prima, la scuola per me, storia e geografia, erano materie un po'
però l'arte del mare mi appassionava tanto, che riuscivo a fare certe cose che magari che gli altri non riuscivano a fare, come fare le reti, oppure con la passione di diventare un domani un comandante per trovare dei posti che gli altri non andavano, e insomma mi piaceva sperimentare certe cose. Ecco, a parte il fatto di portare a casa il pane quotidiano, quindi di guadagnare, però il mare che cosa, cioè, è una passione, ti piace stare fuori? È una passione che avevo dentro, perché litigando anche a casa, che non volevano mandarmi anche a 8, 9, 10 anni, soffrivo il mare quel poco ai primi tempi, però testardo riuscivo a vincerlo questo mare benedetto, insomma. Ma perché cosa ti piace? Il fatto di essere libero, lo spazio, no, cosa ti affascina nel mare? Mi piaceva scoprire certe zone di pesca, mi piaceva imparare il mestiere, ma tante cose che avevo dentro, insomma. Ma sono riuscito poi a fare il comandante e pescare con 30-40 barche che avevamo, che facevamo la pesca là in Croazia, in ex Jugoslavia. Io invece andavo sempre da solo, ero come Cristoforo Colombo praticamente. Adesso fai le reti, un'altra arte, è un'altra passione. Ormai rimane un'arte, perché già non c'è nessuno che le fa queste reti. Purtroppo è un mestiere che sto scoprendo, e a me piace tanto, lo faccio con passione, è un mestiere, anche se la sera vai a casa stanco, però è una cosa che non mi pesa, perché lo faccio proprio con passione. Cosa si prova a essere oggetto di una mostra, di fotografie? Io, sì, è da sempre piacere, però io lo faccio come una cosa normale, capito? E purtroppo son cose che rivivi quello che te hai fatto, però lo faccio così, con disinvoltura praticamente. Però c'è anche un po' di soddisfazione, un sì, po' di orgoglio. Sì, ma quello no? Senz'altro. Se uno ha fatto certe cose anche per quello me. Senz'altro, però io faccio il mio mestiere, più che altro so che lo devo fare bene, lo devo fare con passione, non guardo se io magari mi dicono a te sì il numero uno, il numero due, a me queste cose non mi piacciono, io so che devo fare il mio mestiere e farlo bene, ecco quello, voglio arrivare a questo punto qui. Che a Montanari ci siamo spostati nell'altro contenitore di questa nuova edizione di Centrale Fotografia, ovvero sia Centrale Festival, la Rocca Malatestiana. Qui nelle celle attorno al cortile principale ci sono esposti i lavori degli artisti che partecipano a questa rinnovata edizione, l'undicesima la ricordiamo, ma grazie anche all'open space qui a disposizione c'è un palco dove gli artisti vengono presentati, ci sono conferenze, ci sono incontri, dibattiti, sempre condotti dal direttore artistico del festival, Luca Panaro. Qui è veramente il cuore pulsante di questa manifestazione, Centrale Festival, dove la fotografia diventa arte.
Luca, un cambio, se vogliamo, proprio concettuale che avete voluto per quest'undicesima edizione. Sì, in questa undicesima edizione abbiamo voluto cambiare la formula che ci ha accompagnato nei 10 anni precedenti per entrare in un nuovo decennio, appunto, di Centrale Festival. Innanzitutto il termine festival, che per la prima volta noi adottiamo proprio per sintonizzarci con eventi analoghi che succedono nel resto del mondo, con cui potremmo creare dei gemellaggi e creare delle relazioni, soprattutto per portare degli artisti esteri qui a Fano. E un'altra novità è stata quella di aprire un open call che ci ha permesso di ricevere 100 autocandidature e di costituire un comitato di selezione, quindi non essere noi, io e Marcello Sparaventi, che abbiamo sempre curato e scelto ogni esposizione di Centrale Festival, ma delegare a un comitato di selezione sempre di giovani, sempre con di una generazione differente dalla nostra, la possibilità di indagare che cos'è oggi la fotografia e che cos'è oggi l'immagine video, e in questo modo abbiamo aperto una nuova prospettiva, una prospettiva che non è solo fatta degli autori che noi conosciamo personalmente, anzi sia noi che il comitato di selezione ci siamo messi nella condizione di conoscere dei nuovi artisti che casomai non avevamo neanche mai approfondito o nemmeno sentito nominare, invitarli qui e mettere in mostra i loro lavori, e ogni singolo selezionatore ha potuto personalmente curare la propria mostra e quindi scegliere se fare la mostra di un autore solo, quindi una personale, oppure costruire una vera e propria mostra collettiva come quella dentro cui siamo in questo momento. Richiamavi questo spazio dove siamo, dove ci sono anche dei respiri internazionali. Qui vicino a noi c'è un'installazione di un artista curdo, quindi è proprio questa internazionalizzazione che avete ricercato attraverso i contenuti. Ma sì, guarda, abbiamo ricevuto quasi 100 candidature, di cui il 20% di artisti esteri. Abbiamo ricevuto proposte dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Giappone, dalle Filippine, dalla Germania, dalla Francia, insomma abbiamo veramente avuto un grande consenso e anche con grande stupore da parte nostra, perché francamente non pensavamo di sconfinare così tanto. E, tra questi appunto un artista, l'artista che appunto abbiamo qui al nostro fianco, che si chiama Kirbash, è un artista curdo, ed è un artista che purtroppo non è potuto essere presente fisicamente, ma soltanto con il suo lavoro, perché non ha avuto il visto per poter raggiungerci, per poter venire qua in Italia, ma che è stato super collaborativo e ci ha consentito appunto di allestire al meglio e soprattutto di proporci un lavoro che sta riscontrando grande successo nel resto del mondo. Questo cambio di concetto, di formula, era un passaggio necessario, perché diciamo, nei 10 anni avevate ormai esaurito il discorso che avevate iniziato, o volevate dare una dimensione nuova al contenuto del festival? No, in realtà con la formula precedente saremmo potuti andare avanti altri 10 o più anni, nel senso che la formula era caratterizzata dall'avere due grandi autori con 40 anni di esperienza alle spalle, e chiaramente non li avevamo esauriti, ne abbiamo invitate più di 20 qua a Fano nelle edizioni, certo, precedenti, tra i nomi più importanti della fotografia italiana, avremmo potuto continuare sia nella fotografia italiana ma anche sconfinando appunto in quella estera. Però un festival credo che debba essere anche una cartina tornasole del presente, quindi non solo proporre delle proposte originali ma inventare anche un nuovo sistema. Ora, la formula dell'open call chiaramente non l'abbiamo inventata noi, in tutti i festival e in tutte le manifestazioni esiste l'open call. La novità che noi abbiamo introdotto, almeno credo, è stata quella di non avere una piccola sezione di open call marginale alle mostre principali, ma di trasformare tutto il festival con questa formula. Quindi non abbiamo la sezione giovani artisti, tutto il festival è dedicato agli artisti under 30 e tutto il festival si prende anche il rischio di questo. Vuol dire e la fatica, perché bisogna dirlo, insomma, la fatica di cercare le migliori proposte e di mettersi nella condizione di riceverle, perché sarebbe potuto accadere anche che nessuno
avesse il desiderio di partecipare. Invece, per fortuna, tanti hanno voluto partecipare, credo anche perché abbiamo alle spalle comunque un decennio che ci ha fatto conoscere e ha fatto capire anche ai giovani artisti che qui si tratta un certo tipo di fotografia. Anche quando abbiamo trattato la fotografia storica, abbiamo sempre prediletto quella sperimentale, e questo credo che sia un messaggio che sia arrivato, e la testimonianza è stata l'adesione all'Open Call. Allora, siamo con Irene Guandalini, che ha curato questo spazio. Che cosa hai voluto racchiudere in questo contenitore? Questa mostra si intitola Hyper Possibility ed è una collettiva che riunisce il lavoro di 4 artisti di nazionalità differente, e tutti lavorano in maniera diversa, con attitudini e pratiche differenti, sul tema della possibilità. Si presenta come una cartografia aperta, incompleta, parziale e da continuare a scrivere, che traccia appunto delle direzioni possibili di questo concetto di possibilità. È una mostra che nasce da un recente cambio prospettiva, una introduzione dal punto di vista del dibattito culturale pubblico di alcuni termini come utopia, futuro, si torna a parlare di pratiche alternative. E per questo mi è sembrato importante tornare a riflettere su questo concetto di possibilità, per capire altri mondi possibili, come si possono costruire, da quale premesse, come si possono elaborare. Troviamo con alle spalle i tuoi lavori, le tue opere, richiamano un po' l'infanzia di ognuno di noi, è una cosa voluta, immagino. Sì, proprio è un lavoro di analisi di parchi giochi, come ci sono in ogni città d'Italia e anche d'Europa, del mondo un po' meno, e proprio la tecnica che ho adoperato, cioè fotografica più una grande post-produzione, ho tagliato completamente gli oggetti. Li ho delocalizzati, li ho decontestualizzati dal loro contesto, ovvero non c'è nessuna rappresentazione al di fuori di loro, non c'è nessun punto di riferimento, quindi la fruizione è nulla, completamente nulla, quindi la fruizione esiste solo dentro la propria testa, quindi ognuno ci vede quel che vuole effettivamente, non c'è assolutamente una risposta, ma si creano un sacco di domande. Ecco, il luogo dei ricordi, magari. Il luogo dei ricordi, certo. Il supporto sul quale li hai utilizzati è voluto e ricercato anche qua? C'è uno scopo anche quello? Lo scopo anche quello, perché non è la classica stampa su carta, non è perfetta, perché si può proprio anche l'immagine si deforma. E comunque volevamo fare una cosa del genere, perché va quasi sullo scultorio, sull'oggetto, però un oggetto che paradossalmente è comunque immateriale, e lì richiama proprio il discorso insomma, della fruizione. Siamo in una sala dove c'è una contrapposizione tra la tua interpretazione di gioco e un'altra realtà, anche se lontana da noi, ben vicina anche, sì. Che è tutto un altro mondo. È tutto un altro mondo, anche è un video di Amza, non mi ricordo il cognome, scusatemi, è un dialogo fantastico, perché proprio si vede la concezione di gioco che abbiamo in Occidente, tesa proprio a regolarizzare qualsiasi cosa, dal libero mercato che siamo dove viviamo, certo, sia proprio al gioco, regolarizzare tutto in precisi porzioni di parco, e invece è in dialogo con una zona curda della Turchia, dove ci sono dei bambini che giocano semplicemente con della latta, cose viste, nel senso, secolo scorso si facevano anche in Italia, però il modo in cui stiamo crescendo economicamente, politicamente in Occidente ci fa, diciamo, chiudere gli occhi, ma ci sono anche altre realtà come quella. Rocca Malatestiana è un dedalo di cunicoli, di cellette che si prestano moltissimo anche per installazioni artistiche. Qui siamo veramente in un piccolo pertugio, possiamo dire, però le opere che sono qui esposte parlano di un ambiente esterno, del mare, vediamo l'onda, la schiuma. Sì,
È un lavoro che si intitola Altrove e diciamo il concetto che sta dietro a questo lavoro è il concetto di limite, di confine. Quindi io cerco di superare questo limite attraverso un gesto semplice, che è quello di poggiare uno specchio sulla riva del mare, e questo specchio viene sovrastato dalle onde, quindi in qualche modo c'è un'inversione proprio dello spazio. E il cielo sta sotto i miei piedi, sovrastato da un'onda, e quindi l'alto in basso e viceversa. E in questo modo, attraverso la fotografia, posso fotografare uno spazio impossibile e renderlo reale. È un modo per circoscrivere, perimetrare gli spazi? È un modo anche per abbattere i confini, no? Attraverso l'immaginazione e attraverso un gesto che è in qualche modo anche semplice, immediato. Poi a seconda di come ti posizioni con la camera, lo specchio riprende cose diverse, quindi volendo puoi anche avere prospettive e ottiche diverse. Esatto, infatti è interessante questo rapporto dello specchio con lo spazio che ci circonda, come lo specchio appunto può cambiare completamente la prospettiva rispetto allo spazio che percorriamo. L'hai utilizzata anche in altri contesti o solo sul mare questa? No, per il momento l'ho utilizzata solo sul mare, era un lavoro proprio site specific, pensato per il mare, e non escludo insomma in futuro magari di ragionare sempre in questi termini anche per altri spazi, ecco. Come ti trovi in questa prima edizione di un festival particolare? Trovo molto bene, l'ho trovata un'esperienza veramente interessante, stimolante, soprattutto per diciamo, il confronto che si genera poi tra artisti e anche tra i curatori che magari non avresti modo di conoscere altrimenti. E dal punto di vista generazionale, siete tutti in una fascia che siete appena usciti dallo studio, dall'approfondimento, cimentate... Sì. Con le opere, insomma. Sì, è molto bello, e anche il fatto che c'è una freschezza, no? Un modo di guardare le cose che a volte magari ci avvicina, a volte vedi un punto di vista completamente diverso dal tuo. Allora, tu fai parte del gruppo di artisti che espone in questo ambito, parlaci del tuo lavoro. Sì, il mio lavoro si intitola Seconda Traccia, è questa piccola lightbox che trovate nella nicchia all'interno di questo spazio. È un negativo fotografico che ho realizzato con una pellicola ortocromatica, cioè una pellicola analogica che restituisce un'immagine molto grafica, quindi annulla un po' chiaroscuri e rende... Ho cercato di fare un po' un tilt dello strumento fotografico, perché nasce la fotografia come uno strumento che riporta la realtà, invece in questo caso riporta un po' un disegno, una prova in qualche modo. Perché hai scelto questa forma di rappresentazione così sicuramente particolare? Perché volevo esporre il negativo stesso, in quanto era importante parlare proprio attraverso il mezzo fotografico in sé per sé nel linguaggio analogico, e con questa piccola lightbox mi permette di mostrare in maniera efficace il negativo stesso. E questo è un po' il tuo modo di lavorare, oppure l'hai studiato solo per questa occasione? No, questo sì, è solo cioè, per questa occasione. In realtà non avevo mai prodotto lightbox o comunque lavori così piccoli, in realtà. Cosa pensi del contesto? Ti piace? No, il contesto è molto bello, non ero mai stata, purtroppo invece è uno spazio bellissimo e anche il festival è organizzato molto bene, quindi sono molto felice di essere qui. Stimolante come sì, lavoro. Sì, molto molto stimolante l'ambiente, conoscere nuovi artisti, progetti, molto molto bello, sono contenta. Grazie. Allora, il mito della piccola città, questo allestimento molto particolare, che cosa ci racconta? Allora, il mito della piccola città è un progetto che si compone di due video, però fa parte di un progetto più ampio composto da installazioni, sculture che raccontano appunto di questa piccola città, che è una città che di fatto non esiste da nessuna parte ma potrebbe esistere ovunque, e è una città in cui succedono delle cose strane, delle storie in genere
non a lieto fine, che hanno sempre questi finali impossibili ma con qualcosa di plausibile. Quindi ci raccontano molto anche del nostro modo di vivere all'interno degli spazi che abitiamo nel contemporaneo. Ecco, come per altri artisti che sono qui presenti, c'è modo di far lavorare molto la mente, la fantasia, di attingere un po' al proprio vissuto. È una cosa voluta o è, diciamo, qual è la base di questa scelta? Sì, allora, assolutamente voluta, nel senso che il lavoro di Maciej Jolewa, che è l'artista che ha realizzato questo progetto, è un lavoro che si pone a metà via fra un aspetto molto antropologico, quindi di studio quasi anche di aspetti urbanistici della composizione di questa città, e invece una componente veramente mitologica, quindi fantasia che ha davvero dei risvolti misteriosi. Quindi assolutamente la possibilità di vagare con la fantasia c'è, e in una maniera però un po' catastrofica, perché questa piccola città, in realtà succedono delle cose decisamente non positive. In uno dei due video, ad esempio, l'epilogo ci lascia un po' con l'amaro in bocca, perché si scopre che la città è talmente attaccata ai propri abitanti che li trasforma in pali, e quindi non gli permette di scappare a tutti gli effetti. Nell'altro video la città si distrugge, non si capisce se è un'autodistruzione, se è una catastrofe naturale che la colpisce. Però di fatto c'è questa situazione di collasso, al termine del quale qualcuno, non si capisce chi, mette sopra una lastra di metallo l'ultimo saluto alla città, questo foglio all'interno di una busta di plastica, in cui si dice veramente addio alla piccola città, quindi distruzione totale. Questa visione un po' così catastrofista racconta l'ineluttabilità della vita? Cioè, cosa c'è dell'artista in questo? Beh, sicuramente racconta un po' da un lato la frustrazione di chi abita certi luoghi più periferici e quindi si sente veramente in trappola all'interno di questi spazi. Dall'altro anche il fascino invece per quelle cose che non riusciamo a spiegare del vivere quotidiano, che quindi lasciano davvero che la mente prenda sopravvento e quindi faccia succedere delle cose che di fatto non succedono nella città in cui vive il nostro artista. Certo. O nelle altre possibili città a cui possiamo associare la città di cui parlano i video. Però ecco, la possibilità davvero di vagare con la mente fa sì che un po' le inquietudini della nostra contemporaneità si concretizzino all'interno di queste storie. Fantasia e realtà si mischiano molto. Assolutamente, sì. Nicoletta, allora, la fotografia l'hai usata come racconto, come un modo per parlare di qualcuno che ti ha stimolato da questo punto di vista? Sì, in questo lavoro che si intitola Dialogo ho voluto appunto creare una sorta di relazione con una persona lontana, che in questo caso è mia madre. Quindi dopo che lei è mancata, ho trovato in casa questa scatola con delle pellicole che lei aveva realizzato da giovane, e c'erano queste immagini di gabbiani sul lago di Iseo. E quindi sono ritornata negli stessi luoghi per rifotografare dei gabbiani e creare in questo modo una sorta di relazione, di dialogo con una persona lontana. Ti sei chiesta, quando sei stata lì in quel posto, magari tua madre cosa poteva aver provato, pensato, fotografando e guardando i paesaggi che stavi guardando anche tu, in sostanza? Sì, me lo sono chiesta, e in effetti penso che una cosa importante di questo lavoro appunto sia stata non solo le foto in sé, ma proprio il momento di andare lì, perché è stato un po' un momento di pensiero per me, perché sono andata da sola una giornata al mattino prestissimo, e è stato proprio un modo per pensare a lei. Sicuramente lei era molto giovane quando ha scattato queste immagini, perché aveva 20 anni,
e immagino che abbia visto della bellezza in quella situazione, perché ha fotografato moltissimi gabbiani. Sono delle foto molto poetiche, perché non si vede niente del contesto, ma si vede solamente il cielo, il mare, i gabbiani, però in maniera molto ripetitiva. E quindi sono sicura che, cioè, ho immaginato che lei avesse trovato una bellezza in questo e che io potessi in qualche modo rimettermi in una situazione simile. Era un aspetto che conoscevi di tua mamma? Sì, anche se non avevamo mai parlato molto, però sapevo che da giovane si era dedicata un po' alla fotografia, poi l'aveva messa da parte, ma non avevo mai approfondito tanto. Avevo visto delle sue foto, ma non queste. Poi appunto ho scoperto che ce n'erano molte di più di quelle che conoscevo. Quindi insomma la fotografia era un po' nel tuo DNA, te la sei portata dietro. Chissà, forse sì, in effetti. Senti, hai ricercato volutamente un po' le stesse atmosfere, il mosso, il gabbiano che... no? Oppure è stata una casualità, era il luogo proprio che ti parlava così? Credo che in realtà sia stato un po' in parte una casualità, in parte cercavo più che altro le stesse situazioni a livello visivo, però poi credo che quel tipo di situazione, cioè riuscire a prendere il gabbiano mentre si muove in determinate ore del giorno in cui magari c'è poca luce, poi ha portato ad un risultato simile. Ho cercato un po' più che altro la situazione e la luce. Ci sono per esempio dei controluce, e ho fatto allo stesso modo dei controluce che sono diversi ma nascono, diciamo, da una situazione di partenza simile. Quindi è stato un po' un misto, da un lato di casualità e da un lato di ricerca di situazioni avendo quelle immagini in mente. Sei in un contesto molto performante, estremamente stimolante, il festival offre una bella vetrina per voi giovani virgulti del mondo fotografico e artistico. Ti piace questo contesto? Cosa ne pensi? Sì, mi piace moltissimo. Devo dire che anche avere la possibilità di mostrare il lavoro in un luogo così è molto interessante, perché poi è un'architettura che evidentemente aveva in passato una funzione diversa, ma che con questo grande spazio vuoto può diventare al centro un contenitore, diciamo, per incontri ed eventi come il concerto che c'è adesso, e poi invece in queste stanze che invece sono raccolte, sono anche un po' piene di storia, si può, diciamo, mostrare qualcosa di più riflessivo, quindi è sicuramente un luogo molto interessante. Quindi il tuo lavoro si trova bene qui, secondo te? Secondo me sì, direi che si trova bene. Sì, sì. Luca, allora qui immagini e musica si fondono in un unico messaggio. Cosa ci vuoi raccontare con questa tua installazione? Sì, questo è un lavoro sinestetico. Sinestesia è immagine e musica, immagine e suono, la corrispondenza tra una nota e un'immagine. In questo caso tutto il lavoro è stato scattato in America e a ogni immagine corrispondeva più o meno un luogo musicale, un luogo particolarmente importante per il mio percorso musicale. In questo caso con Marco, il curatore, abbiamo deciso di fare un'installazione molto semplice in cui la cassa dell'amplificazione della prima pagina del libro che trovate fuori si collegava e dialogava in un certo senso con le casse, con il suono vero e proprio. Quindi c'è un'immersione da parte del visitatore nel tuo contesto. Assolutamente, sì, volevamo fare un'installazione a tutti gli effetti, non solamente una classica e tradizionale immagine fotografica, ma un ambiente, assolutamente. Dark Room, infatti, è il titolo. Questo è un tuo percorso ben preciso? Stai sperimentando, lavorando su questo settore, o arrivi già bello carico di esperienze in questo ambito? Ah, esperienza no, perché comunque sono... sì, insomma, saranno 10 anni che faccio queste cose e mi interessa proprio trovare la coerenza del mio linguaggio e dire cosa è mio, cosa è il mio linguaggio.
e assomiglia molto ai lavori precedenti, in un certo senso, che sempre hanno a che vedere con l'installazione, il titolo, l'ambiguità del titolo e la dualità del titolo. In questo caso Dark Room è un titolo che rimanda due mondi completamente opposti, il mondo della club culture e il mondo della camera oscura della tradizione fotografica. Due mondi completamente opposti, quindi a qualcuno che ci ascolta al talk, che ci ascolta insomma in ogni caso, può richiamare a chi il mondo fotografico, a chi il mondo musicale, con una sola parola. E questo mi interessa perché a te importa di quel mondo, a me di quell'altro, a me importa di tutte e due, quindi... E sa molto di installazione artistica, quasi di permanente questo tuo lavoro, però è permeato dalla fotografia, che è il tema portante di questa mostra. Sì, io comunque mi interessa sempre, il mio primo libro si chiama Fotografia e quindi da lì si ritorna sempre, in particolare mi interessa il rapporto che c'è tra un'immagine fotografica e la parola, la fotografia e la didascalia, e in questo caso, come dicevamo, il titolo della mostra e l'installazione, quindi è una ricerca che va oltre la fotografia, ma è sempre anche inconsciamente lì che ritorno. Insomma, chi io voglio o no, sono un fotografo, forse no, forse sì, forse no. Ti piace quando i contorni sono un po' sfumati? Ambiguità. Un po' miscui. Esattamente. E questo lo metti anche nei tuoi lavori? Certamente, è sempre lì che si ritorna, ma non faccio neanche apposta, insomma. È così e basta. Il bianco e il nero si girano e si vuole. Assolutamente, la stanza è completamente buia, questo è completamente illuminato, e chiaro, scuro, e anche la fotografia funziona così, no? Nel senso, cioè ogni darkroom è uno sviluppo di un'immagine fotografica che parte dal negativo, e quindi è sempre chiaro, scuro, negativo, positivo, ambiguità, sdoppiamento, doppio. All'interno di una cella, di quelle che sono utilizzate per esporre i lavori, qual è il significato alla base di questa proposta che hai portato qui a Fano? Ma il mio lavoro è, diciamo, una forma alternativa di fotografia, perché affronto il tema della fotografia in modo diverso, utilizzando il disegno, per cui quello che vedete qui sono delle tracce, quindi una rievocazione di qualcosa che è passato. L'impostazione fotografica è ancora presente, ma rimane solo tramite l'utilizzo della grafite e del tessuto in questo caso. Il progetto è nato da un libro, è stata fatta una prima edizione, qui esposta la seconda, che sarò premiata lunedì a Roma, il premio Bastianelli, appunto, come opera autoprodotta. E da questo libro poi ho sviluppato le opere in mostra e tante altre, questa è una piccola selezione di quelle che alle quali sto lavorando. Questa sorta di smaterializzazione della fotografia ha un significato intrinseco? Hai voluto in qualche modo svincolare la fotografia dal suo supporto conosciamo normalmente, ovvero sia la carta sulla quale si sta? Esatto, nonostante io ami la carta, ami proprio la fotografia come oggetto, ho voluto lasciarmi andare un po'. Distaccarmi dall'immagine fotografica, anche perché oggi siamo bombardati dalle immagini. Io tendo sempre a guardare al passato, quindi ho voluto fare un po' un omaggio a quella che era la mia famiglia, mia nonna e i miei nonni, e andare oltre, cioè restituire un'immagine della memoria, bypassare la fotografia, riflettere su quello che resta della fotografia e che resterà della fotografia. Perché il tessuto? C'è una ragione particolare? Il tessuto è sempre preso da un archivio di famiglia. Mia nonna acquistava tessuti, non era una sarta, probabilmente li collezionava, per cui ho voluto aggiungere un dato materico a quello che resta della fotografia. Come li leghi insieme questi elementi? Segui un processo particolare o ti fai ispirare dalla materia? Mi faccio ispirare un po' dal tessuto, un po' dalle immagini che ho di fronte, quindi alcune immagini mi ricordano alcuni tessuti che ho e quindi li associo insieme e li rielaboro. Allora Luca,
Luca, ci troviamo in uno spazio proprio all'ingresso della Rocca Malatestiano, un po' magico, un po' ovattato, ci sono rumori, sonorità. Dove certo. siamo e perché l'avete voluto installare? Sì, siamo all'interno di uno spazio che prevede la proiezione di 25 video, opera di 25 studenti dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Parliamo di un biennio specialistico che forma gli studenti proprio sulla conoscenza e sull'utilizzo della fotografia. A loro però è stato chiesto non di realizzare delle immagini fotografiche, ma di realizzare dei video di una durata breve, soltanto 3 minuti, aventi come contenuto la fotografia, quindi i video parlano di fotografia ma attraverso il linguaggio della video art. Ognuno di loro, ogni studente l'ha interpretato in maniera differente, chi ha ragionato sul rumore della fotografia, chi sui soggetti predominanti nell'immagine fotografica, chi con reminiscenza alla fotografia storica piuttosto che quella analogica o piuttosto che invece a un uso che abitualmente noi tutti i giorni facciamo sui social dell'immagine fotografica. Quindi il nostro intento era quello di fare un ritratto alla fotografia attraverso una contaminazione di video che certo vanno visti singolarmente ma al tempo stesso vanno visti in dialogo con tutti gli altri, sia per quella che è la componente acustica che ovviamente rispetto all'immagine. Gli studenti hanno lavorato in simbiosi, si sono confrontati o ognuno ha trovato la sua strada, la sua forma? Diciamo sì, ognuno ha trovato la sua strada, questo gli era stato chiesto, però sapendo di andare a finire all'interno di un contenitore comune e quindi dovendo fare un lavoro che era loro ma al tempo stesso che dovesse condividere delle particolarità sia estetiche che contenutistiche anche con gli altri. Allora siamo con una delle studentesse, Martina, giusto? Giusto. A cosa ti sei ispirato? Vedo un social, una chat che cammina, esatto. Perché? Esatto, diciamo che in questo video ho voluto fare una riflessione sociale, una sorta di esperimento sociale, appunto iscrivendomi a Tinder, questa applicazione di incontri che permette di avere questa conversazione diretta con un'altra persona con il filtro confortevole dello schermo. Diciamo che l'applicazione si presenta come una sorta di casting dove ad ogni immagine profilo in realtà corrisponde un'effettiva persona, solo che ad un certo punto nell'utilizzo continuo di questa applicazione ci si trova quasi in un limbo tra finzione e realtà, dove appunto si perde anche la cognizione del fatto appunto che noi in realtà stiamo scartando delle persone effettive, non soltanto delle immagini del profilo, però appunto diciamo è un'applicazione dove la sostanza viene messa da parte per dare spazio alla pura forma, alla pura superficialità. La fotografia è parte integrante delle chat, noi ci scambiamo non solo parole ma anche immagini, quindi è forse questo il gioco che hai cercato. Esatto, esatto. Diciamo che soprattutto questa applicazione secondo me è proprio la rappresentazione più vera che diciamo si perde in qualche modo la personalità, la propria persona per ricostruirne un'altra a favore di quello che magari può piacere alle altre persone, quindi si perde in qualche modo se stessi per riuscire a piacere agli altri attraverso la propria immagine profilo più bella o una biografia di poche parole fantastica che può appunto attirare più dove c'è di tutto possibili. Di più. Esatto, esatto. Arianna, qui vediamo un contatto un po' più diretto con la fotografia, vediamo tante macchine fotografiche all'opera. Qual è la cosa che ti ha fatto scattare quest'idea? Allora, si parla appunto di scatto. In realtà il mio video, il concetto che sta dietro il video è proprio quello di voler rendere la fotografia un media completamente totalizzante, tanto quanto lo è per me dal punto di vista anche sentimentale. Ho voluto ragionare sull'unica cosa che la fotografia sembrerebbe escludere, ovvero il suono, in quanto chiunque guardi una foto veda semplicemente qualcosa di collegato alla vista, agli occhi, ed esclude invece il senso dell'udito. E invece, come si può notare, la fotografia ha anche questo lato musicale, infatti il video si chiama Musical.ly Camera,
ho voluto riunire i suoni di scatto, di ricarica, del flash, di tante diverse macchine fotografiche che vanno a unirsi, a sovrapporsi fino a diventare, a moltiplicarsi, fino a diventare appunto un suono unico che va poi a diventare anche straniante, completamente straniante, ma anche a questo punto completamente coinvolgente e totalizzante per l'appunto. Quasi anche ripetitivo, un po' meccanico, un po' ipnotico alle volte. Assolutamente, no? Anche perché cioè, si vede proprio quello che sta dietro in realtà, quella che è la singola fotografia, appunto come dice la mostra, quello che è stato il nostro lavoro è stato ragionare su quello che circonda la fotografia e non prettamente sulla foto in sé. Idee, progetti, vissuto, insomma avete messo un po' dentro tutto quello che avete di personale in questa installazione, possiamo chiamarla sicuramente. Sì, diciamo che io mi sono inserita in prima persona, infatti il mio video si chiama Autoritratto di una verità bugiarda, infatti diciamo che si propone come una sorta di doppio autoritratto perché nel video vediamo sia me che la fotocamera. Il soggetto principale doveva essere la fotografia, però io diciamo che ho voluto impressionare quello che intercorre tra lo scatto, infatti la fotografia è sempre stata definita specchio congelante e il riflesso appunto. Se lo scatto si muove su una dimensione del passato, il riflesso invece rimane nel presente. Quindi ho voluto creare questa doppia finzione perché nel mio video vediamo che sia il presente che il passato convivono assieme attraverso il medium dello schermo, che oggi è diventato il principale mezzo con cui noi fruiamo la fotografia. La fotografia ha anche un supporto suo, quindi è come se c'è un'anima all'interno, sì, che poi viene fuori. Esatto. È un modo anche per mostrare la propria anima, il proprio sentimento? Sì, certamente. Ognuno di noi ogni giorno scatta miliardi di fotografie e infatti siamo sommersi dalle immagini. Chi più, chi meno. Forse riesce. Troppe? Forse sì. Forse sì. Siamo passati dai rullini 36 a miliardi di foto. Sì, dovremmo in qualche modo forse controllarci o forse usarla con più pensiero, con più concetto, ma qua l'abbiamo usata in questo modo. Editore in questo ambito, giovanissimo come il contesto nel quale ci troviamo, quali sono le prospettive, gli orizzonti di questo modo di pubblicare? Allora sì, diciamo io appartengo a quella categoria dell'editoria indipendente, diciamo un mestiere vecchio ma nuovo, con una nuova veste, ovvero l'intenzione di comunicare con la fotografia attraverso il progetto editoriale, attraverso il libro fotografico, quindi un progetto che gode di un'architettura propria e cerca di comunicare attraverso le fotografie dei vari autori, che si evolve del concetto del classico catalogo, quindi una sorta di co-autore aggiunto rispetto all'autore del progetto stesso. La casa editrice si chiama Witty Kiwi, nome molto particolare, diciamo anche spesso di non facile da pronunciare, immagino. E anche non facile interpretazione. È facile interpretazione, esatto. Forse voluto? Voluto, sì, sì, assolutamente. All'inizio non tanto, poi col corso degli anni, diciamo, è diventato. È una casa editrice nata nel 2012, all'epoca studente, poi nel corso degli anni si è evoluta fino a diventare una realtà oggigiorno che mi sta dando molte soddisfazioni, assolutamente. L'editoria indipendente è un'editoria coraggiosa, sperimentale, se vogliamo, che va alle volte spesso un po' anche controcorrente. Lo è. Sì, diciamo si evolve dal concetto della grande editoria anche perché
purtroppo, o per fortuna chissà, i numeri dietro l'editoria indipendente è molto contenuta. Parliamo comunque di poche centinaia per ogni pubblicazione. Questo fa sì che rimane tutt'oggi un progetto di nicchia, libri di nicchia per un mondo molto mirato, che spesso in maniera molto ottimistica si sta allargando sempre di più. Abbiamo raggiunto, dico abbiamo come, certo, come comunità un notevole sviluppo, anno dopo anno si sta aprendo sempre di più a nuovi fruitori. Ecco, si usa questo termine che hai usato anche tu, sì, nicchia, che è un po' brutto. Si potrebbe usare più di specializzazione, esatto, se vogliamo, esatto, dire, sì, settoriale. Sì, sì, sì. Più settoriale. E nicchia da l'idea sembra un po' qualcosa di che vuole essere esclusivo, no? Esclusivo, invece, diciamo, l'intenzione è sempre di includere sempre più persone. Quindi, anzi, auspichiamo di avere sempre più nuovi fruitori, sostanzialmente, certo, certo, sì. Però bisogna dire che grazie a voi date lo spazio, date la possibilità a artisti, a performance oppure a scrittori, insomma a chi lavora in questo ambito, di poter accedere a un pubblico che attraverso l'editoria tradizionale farebbe fatica a raggiungere. Assolutamente, sì. Diciamo forse il parallelismo anche più corretto è l'intenzione di promuovere un messaggio, come in ugual modo può essere una mostra, attraverso, non ragionando più per pareti, ma in forma cartacea. E sostanzialmente la forma cartacea, essendo multiplo di se stesso, riesce a raggiungere più persone. E oggigiorno, mentre rispetto a quando succedeva diversi anni fa, l'editoria è spesso qualcosa che precede una mostra. Molti autori sono diventati celebri anche grazie alla pubblicazione, certo, di libri e poi riescono ad avere mostre, mentre prima era molto più difficile, essendo, non per forza, ma essendo collegata a un catalogo di supporto di una mostra. Quindi in ugual modo riesci a raggiungere sempre più persone anche in questa prospettiva, sì, questa ottica qui. Perché hai scelto la fotografia? È una naturale progressione dei tuoi studi? Allora, io ho studiato per diventare fotografo, ho studiato fotogiornalismo, e l'esigenza di diventare editore non è stata una vera e propria esigenza all'inizio, è stata un po' una ricerca per pubblicare i miei primissimi lavori da studente. Poi dopo qualche anno di ambiguità, dove sul mio bigliettino c'era scritto Tommaso Parrillo, editore e fotografo, col passare del tempo, diciamo, è andato via e ho preferito diventare un editore, con ovviamente passo dopo passo, però la mia, diciamo, evoluzione si è consacrata attraverso l'editoria. Bene, in bocca al lupo. Crepi, e grazie dell'intervista. Piacere. Marcello, allora, sicuramente un'edizione molto bella, molto particolare. Avete voluto fare un salto di qualità, un passo in avanti? Ma non lo so se è un passo in avanti. Noi siamo spinti, diciamo, dalla curiosità, quindi vogliamo avere un approccio con la fotografia abbastanza profondo. E allora, in questo senso, abbiamo pensato quest'anno, alla 11ª edizione, di aprire questa call internazionale, che ha avuto un riscontro davvero in molte parti del mondo. Ecco, il fatto di esserci orientati a una generazione sotto i 30 anni significa, da parte nostra, la volontà davvero di capire cosa i giovani pensano con i loro lavori, con il loro approccio alla fotografia e alla videoarte. Ecco, c'è anche un modo diverso di intendere la manifestazione, perché va oltre i 3 giorni classici che avevate sempre destinato all'evento. Sì, diciamo, le mostre abbiamo cercato sempre di prolungarle, però in più questa volta abbiamo pensato, anzi il nostro direttore artistico ha pensato, di fare la sua consueta Summer School, dove è un vero
proprio corso di approfondimento sulle tematiche dell'arte e della fotografia, invece di farla nelle solite città Torino, Milano, Roma, ha deciso di provare di farlo qua a Fano. Noi di questo siamo molto contenti, perché è anche il modo di fare un finissage in maniera concreta, dove ci sarà un altro tipo di attenzione, quindi gente sceglierà di venire qui a Fano e quindi vedere anche la mostra e vedere la Rocca, la città di Fano. Le opere fino a quando saranno visibili, fino a quando chi è interessato a questa forma espressiva potrà vedere le performance e i lavori degli artisti? Allora, nei fini settimana, il venerdì, sabato e domenica, le mostre appunto si potranno vedere fino al 30 di giugno. E quindi ecco, c'è un bello sforzo da questo punto di vista per dare la possibilità alle persone di vederle anche in momenti di più tranquillità. Poi organizziamo anche delle visite guidate, la nostra associazione, per dare degli strumenti, perché ci rendiamo conto che alcuni linguaggi sono abbastanza complicati. Quindi ecco, il nostro direttore artistico ha deciso che questi momenti di accompagnamento al visitatore possono essere molto importanti. Bene, quindi se avete piacere di conoscere, di approfondire certe tematiche, certi linguaggi, se siete appassionati, se vi piace la fotografia, ma tutto quello che mette a disposizione Centrale Festival è la vostra manifestazione. Fano diventa in questi 3 giorni un punto focale per chi è attirato da questa forma espressiva grazie a Centrale Fotografia, e amplia i propri spazi, i propri orizzonti, catalizzando l'attenzione di artisti a livello internazionale. Grazie per tutto questo e insomma un arrivederci all'anno prossimo. Bene, grazie a voi, sono contento che Fano TV si interessi alla fotografia e all'arte contemporanea. Grazie.